È come lo immaginavo. Io sento che mi ami anche tu. E io ti giuro che... Bentornati in soffitta! Per la rubrica dedicata alle protagoniste della commedia italiana degli anni Ottanta, oggi parliamo della bellissima Gloria Guida, il sogno biondo di una generazione. Visita la playlist dedicata alle bellissime del cinema e lasciami un commento. Parafrasando il titolo di un libro di Stefano Loparco sulla Fenech, Il corpo dei 70, il vero corpo cinematografico dei 70 è quello di Gloria Guida. Un corpo al cospetto del quale ogni aggettivo ne esce svilito. Un corpo biondo, poetico, inarrivabile, perfetto. Un corpo, peraltro, dotato di una testa, nel senso dotato di materia grigia, capace di operare e cavarsela a dovere. Al di là di ciò che ne dicevano le femministe dell'epoca, Gloria Guida è un'icona metacinematografica, incarnante in traslato lo spirito femminile anni 70 con quello che significava in termini di disincanto sentimentale, libertà, ironia, seduttività, desiderio crescente di autonomia. Per me, 500.000? Cavolo! Sì, sono disposto a pagare per avere quello che quel pezzente ha avuto gratis, chiunque sia. Dentro e fuori lo schermo sex l'italiana, che la Guida fosse portatrice sana di intelligenza più capacità attoriali, si scorgeva lontano un miglio, anche se poi lo sguardo andava a concentrarsi su altre qualità più visibili, e non da poco. A essere trash erano semmai i copioni di molti film nei quali recitava, così come gli uomini che le arrancavano a fianco, nel ruolo perenne di arrapati guardoni da buco della serratura. In altre parole, per la Guida l'apoteosi di massa era più che prevedibile e i giudizi esacerbati della critica nulla hanno potuto sull'immaginario collettivo che l'ha eletta sogno biondo di una generazione. Mi chiamo Gloria Guida. Vivo a Bologna, ma sono nata a Merano nel 19 novembre del 55. Studio a Bologna, Conservatorio di Musica Arpa. Ho cominciato a cantare circa 3 anni fa dalla maestra Scaglioni. Mi è piaciuto e così ho continuato. Gloria Guida nasce a Merano il 19 novembre 1955, ma si trasferisce dopo pochi anni con la famiglia a Bologna. Inizia la sua carriera artistica come cantante esibendosi nel locale gestito dal padre sulla costa romagnola. Il suo esordio nel cinema avviene con delle pellicole in cui rivestiva i panni di una ragazzina appartenente a una famiglia della ricca borghesia, alle prese con i propri drammi interiori. Il suo primo film si intitola La ragazzina del 1974, seguito da La minorenne. In queste pellicole sono narrate le vicende quotidiane di ricchi adolescenti dediti solamente al divertimento e al sesso. Oh, ma guarda che stai a fa'. Successivamente la Guida interpreterà una giovane prostituta in blue jeans, dove, dopo una retata della polizia, viene affidata al controllo di suo padre. Con questa pellicola la Guida si inserisce a pieno titolo nel genere della commedia sexy italiana. Nel 1975 interpreta La novizia con la regia di Pier Giorgio Ferretti e Quell'età maliziosa, ma il film che le diede un grande successo fu La liceale, film che ebbe numerosi seguiti sempre ambientati in una scuola di provincia, dove la bella liceale è alle prese con le avanze dei professori, presidi e compagni di classe. Ragazzi, mani in alto, eh? Ma cos'è, una rapina? Una rapina di tua madre. Dicevo mani in alto nel senso di non tenere le mani nelle parti basse di mia figlia, come sedere dintorni, capito? In questi film si ritrovano tutte le scene tipiche della commedia sexy, dalla ragazza insaponata sotto la doccia ai guardoni del buco della serratura. Lo spettacolo va per la mancia. Uno dei film di maggior successo della Guida è stato L'infermiera di notte. In questo film si trova la scena dell'infermiera accaldata che si apre il già succinto vestito provocando così l'eccitazione del malato che sta sorvegliando. Malato magistralmente interpretato da Mario Carotenuto, attore ingiustamente sottovalutato. Dopo l'incontro con Johnny Dorelli sul set di Bollenti Spiriti e conseguente matrimonio tra i due attori, la Guida abbandona il cinema dedicandosi alla famiglia. Della sua vita privata si conosce molto poco. Pronto? Pronto? Sì? Sono Mauro da Roma, un ragazzo 17enne. Bene. Volevo sapere da entrambi se, visto che sono una coppia stupenda, sia Dorelli che la Spacca,
e visto che adesso hanno lavorato nei cinema insieme, volevo sapere se lavoreranno, se faranno qualche cosa di meraviglioso, di stupendo in teatro assieme. Scusa un momento. Gli ultimi film risalgono a 1982 e 1988 e si dedicherà ancora per qualche tempo al teatro insieme al marito, per poi abbandonare definitivamente nel 1989. Negli ultimi anni l'abbiamo vista raramente tra Fiction, Fratelli Benvenuti e Talent, Io Canto e Tale e Quale Show, ma è nel 2018 che fa il suo grande ritorno con la conduzione dello show Le Ragazze su Rai 3. Dopo ben 40 anni, nel 2022 è tornata nel film Improvvisamente Natale. Se questo video ti è piaciuto, rimani sintonizzato sulla soffitta iscrivendoti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sander, culeo mio, mettici le mani tu prima che ce le mettano loro.